pomeriggio a tutti, siamo qui per la quinta grande emozione di Carlo Verdone, che è Divorzio all'italiana di Pietro Germi, l'unico film italiano dei ciclo, va bene così. L'unico film italiano e forse l'unica commedia, esatto, che ho scelto, perché ho scelto tutti i film che hanno un po' spiazzato il pubblico. Però io, come ho già detto, ho scelto delle emozioni che provengono da quando frequentavo i cineclub alla fine degli anni 60-70, quindi ho voluto mettere i film che più di tutti mi avevano colpito. E non potevo non mettere il mio regista di commedie preferito. Germi non è stato soltanto un regista di commedie, Germi è stato anche un attore e un attore e regista drammatico. Ferroviere, Uomo di Paglia, insomma. Poi improvvisamente la sua grande sensibilità l'ha portato a accostarsi al mondo della commedia. E che cosa scrive con Ennio De Concini e Alfredo Giannetti? Tratto da un libro di Arpino, Delitto d'onore, scrive una magnifica sceneggiatura, una bellissima idea, bellissima sceneggiatura, che si chiamerà Divorzio all'italiana, appunto ispirata a questo Delitto di onore di Arpino. Il film ebbe un successo così travolgente, e poi vi spiegherò i motivi, che da Divorzio all'italiana poi è nato il termine commedia all'italiana. Questo film riuscì addirittura a vincere l'Oscar come miglior soggetto e migliore sceneggiatura. A Cannes vinse come miglior commedia, non vi dico i premi che ha vinto Mastroianni come attore. Io Germi lo amo particolarmente perché io chiaramente sono piccolo di fronte a lui, però in fin dei conti ha fatto un po' la mia stessa, in qualche modo ha avuto la mia stessa evoluzione, si è messo davanti alla macchina da presa come attore, ha fatto il regista di se stesso, ha fatto dei film duri, certamente io li facevo, alcune commedie mie erano malinconiche, però questo fatto che era attore e regista mi intrigava molto, aveva un carattere molto chiuso, non era una persona semplice. Io sono una persona apertissima, però mi ha sempre fatto simpatia, anche perché fu scartato immediatamente dal centro sperimentale come attore perché non era bravo secondo la giuria di selezione. Allora ho letto lo scambio epistolare durissimo tra Pietro Germi e il centro sperimentale di cinematografia. Alla fine però, poveretto, gliel'ha fatta. Ce l'ha fatta e devo dire che lui ha fatto perlomeno tre film di commedia che per me sono nel mio cuore: Sedotta abbandonata, Divorzio all'italiana, Sedotta abbandonata e Signore e signori. Quello che mi piace a me di Germi è la grande cura che lui ha non soltanto nella direzione dei protagonisti, vabbè, quando hai Mastroianni dirigi poco, Mastroianni è talmente un gigante, però una cura delle seconde linee degli attori. Non c'è una seconda linea, un generico parlante, una comparsa fuori luogo. Tutto è assolutamente vero, tutto è assolutamente perfetto, tutto è tremendamente italiano, di provincia poi. Poi considera com'è bravo a cogliere la psicologia dei luoghi e dei popoli. Cioè, appunto hai citato Signore e signori. Quello era il Veneto cattolico, esatto, e immorale, esatto, di quell'epoca. Esatto. Ma quello è un film corale gigantesco, meraviglioso. Certamente aveva Vincenzoni come sceneggiatore, però c'è poco da fare. Insomma, era un regista veramente bravo in tutto, nel ritmo soprattutto. E questo film qua, Divorzio all'italiana, ha la sua forza nel ritmo del racconto. Il ritmo del racconto è fantastico, tutti i personaggi sono precisi, perfetti, non gli puoi dire nulla. E in questo film, secondo me, Mastroianni viene indicato per forza come il più grande attore che l'Italia abbia mai avuto. Già veniva dalla Dolce Vita, però Mastroianni faceva
il teatro Varia del Ballerino, il cantante, il teatro drammatico, la commedia, sapeva fare tutto, passava dal dramma alla commedia con un viso, ecco, è stato forse l'unico viso veramente non maschera, ma veramente internazionale. Infatti è stato l'attore che più di tutti ha lavorato all'estero, Mastroianni. Sordi non ha mai lavorato all'estero, una volta, due in Francia, sì, ma non poteva competere, perché Mastroianni era veramente un volto internazionale e grazie a Dolce Vita diventò proprio un simbolo proprio di una certa tipologia di uomo italiano. Qua in questo film è sublime, è una interpretazione meravigliosa, sempre ben calibrato, non va mai oltre, è sempre... c'è un equilibrio in lui che è veramente straordinario. Leopoldo Trieste, Daniela Rocca, un primo Lando Buzzanca che si vede in qualche breve sequenza, però tutto è giusto, tutto il contorno. E quindi questo film che io vidi al Cineclub Tevere nei primi anni 70, adesso non mi ricordo l'anno, mi colpì tantissimo e mi fece avvicinare sempre di più al mondo della commedia. Vedevo questi grandi affreschi, poi era un affresco incisivo, importante, perché in realtà poi era anche una denuncia, il diritto d'onore mi pare che è durato fino, non vorrei sbagliarmi, fino al 1981, cioè il diritto d'onore era una tragedia, una cosa medievale che solo in Sicilia poteva ancora sopravvivere. Cioè se tu ammazzavi tua moglie o la moglie ammazzava il marito perché c'era il sospetto delle corna, delle cose, ha guardato strano uno, gli aveva ferito l'onore, tu venivi condannato. L'ammazzavi, il massimo che potevi avere era 6 anni, o 6 o 7 anni, dai 3 ai 6 ai 7 anni e poi via, perché veniva riconosciuto dal codice Rocco come una grandissima offesa. Ecco, io è stata una gran schifezza sto codice d'onore, però vedi, queste cose parossistiche poi alla fine ti sollecitano a tirar fuori un film, c'è poco da fare, sono delle cose che ci mettiamo le mani nei capelli, però queste tradizioni, questa cultura, questo modo che è così lontano da tutto il resto d'Italia, però hanno dato tanta linfa alla commedia, perché quante volte ci abbiamo scherzato anche con caratteristi siciliani in certo modo, era così. Comunque questo è un grande film, un film di un regista che ho amato tanto, che continuerò ad amare, e ci tengo a sottolineare che avendo io ormai nella mia casa di campagna una sterminata libreria che proviene dalla libreria di mio padre, che con la sua morte io ho trasferito dalla mia casa al piano di sotto in campagna, ci sono circa 40.000 libri e c'è tutta la collezione non solo di bianco e nero ma della rivista Cinema. Io mi sono andato a guardare la parola germi, la G germi, io non ho mai visto un povero regista massacrato dalla critica come lui. Era Germi e Pietrangeli facevano. Mamma mia, ma non era possibile. Un po' con la sorte lì. L'attaccarono pure per signore e signori, questo portava gente al cinema, aveva dei successi internazionali, niente. Quella critica di Aristarco, un po' di Massimo Mida, molto da una sinistra un po' vecchiotta, diciamo, insopportabile, l'hanno massacrato, e questa è una cosa che veramente mi ha colpito. Ho detto, vabbè, io che me lamento che qua mi ha dato una stella in meno, guarda qua, un genio trattato così a scarpe in faccia, non è possibile. Ecco, certe volte la critica compie degli errori madornali, soprattutto quando è ideologizzata. E quella è una critica assolutamente ideologizzata. Comunque, oggi per concludere, poi ti scusa. No, esatto. No, oggi invece siamo qua a celebrarlo, oggi tutti lo ritengono un grande maestro della commedia, ma non solo della commedia, anche il Maledetto Imbroglio era un grande film, che io voglio dire. Insomma, un grande uomo che merita veramente il nostro applauso e una visione di quello che per me è uno dei suoi capolavori. Non ho scelto Signore e Signori perché l'abbiamo visto tante volte, però Divorzio all'italiana va assolutamente visto e celebrato. Volevo dirti, ho scelto due autori,
Tre Germi e l'altra è Billy Wilder, che hanno girato tra vari generi e poi sono esplosi con la commedia. Esattamente. E da qua si deduce che chi ha lo spirito della commedia, poi in fondo, riesce ad essere in maniera eccelsa un drammatico. I migliori attori drammatici sono stati sempre gli attori comici. Jack Lemmon nasce come attore comico, poi quando fa le parti drammatiche, Salvata la tigre, gigantesco, stesso Walter Matthau. Quindi perché hanno quell'ironia, quella che poi quando entrano nel dramma hanno uno scatto in più rispetto all'attore drammatico che forse è più inquadrato in un'accademia, hai capito? Cioè, hai capito, hanno più libertà e più anima forse. Quindi questo è il mio ultimo film qua, e questi sono i miei ultimi minuti qua a Torino. Adesso devo rientrare a Roma perché ho un film assolutamente da preparare, in edizione, già finito, uscirà il 27 di febbraio. Però ti vorrei ringraziare perché sono stato accolto veramente molto bene. Ringrazio il pubblico che è stato molto affettuoso, ringrazio tutte le persone che sono venute a vedere questi film che umilmente ho scelto, però li ho scelti col cuore, con molta sincerità, non volevo farli intellettuale, sono stato uno spettatore che si è ricordato di alcuni capolavori, solo questo. Grazie a te per essere stato qui. Grazie a te. E speriamo di rivederci presto. Sicuramente Torino sarà una tappa di promozione del film, quindi avrò ancora la possibilità di rivedere questa bella città e di ringraziare tutti voi. Grazie, grazie di cuore. Grazie a te per l'opportunità che mi hai dato. Solo una piccolissima postilla mi è venuta in mente adesso. Lui ha citato Germi attore. Allora, del tutto per caso, questa sera alle 8, al Massimo 3, in questo momento al Massimo 3 sta passando la giornata dedicata a Mario Soldati. Del tutto casualmente, alle 8 viene programmato al Massimo 3 un film che è un capolavoro di quelli sconosciuti, che si chiama Fuga in Francia, di Mario Soldati. Non se lo ricorda nessuno, è un noir pazzesco su un gerarca fascista che scappa dopo la liberazione, e uno dei protagonisti è Germi, attore. Per cui, se ci avete voglia, andate a vedere Germi attori lì stasera alle 8. Visto che combinazione. È un caso, non era premeditato. Un abbraccio a tutti, a prestissimo. E grazie ancora.